E what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo video. E oggi, incredibilmente, per il video random del sabato, ragazzi, ritorniamo su Aiuto Aiuto Cooking Simulator. Vi ricordo, ragazzi, che il vostro sostegno con le like dei video è assolutamente fondamentale affinché la pubblicazione avvenga. Per cui mi raccomando, ragazzi, sfondate di mi piace questo video. Ebbene, visto che la prima volta, signore e signori, ci siamo veramente divertiti tantissimo qui su Cooking Simulator. La prima volta ho provato a cucinare un hamburger. Direi che ho avuto pochi problemi, veramente pochi problemi. Per cui mi sono detta: dai, allora ritorniamo su questo incredibile gioco. Anche oggi, ragazzi, in questa modalità, diciamo prova, chiamiamola così, ti mettono a disposizione tutte quante le ricette e tu decidi che cosa fare. E quindi quest'oggi come ricetta avrei scelto questa, che si chiama Fast Pasta alla genovese. Fermi tutti, che cosa cavolo vorranno mai dire con fast? Cioè, perché dovrebbe essere veloce? E poi, tra l'altro, pasta alla genovese, io quella pasta tanto verde non ce la vedo. Nel senso, se fosse al pesto dovrebbe avere un attimo un colorino verde, no? E invece l'immagine non mi convince poi tanto. Cioè, sinceramente non riesco a capire cosa diavolo ci sia dentro questo piatto. Per cui, visto che si tratta, ragazzi, di qualcosa su cui noi andiamo forte, parliamo di pasta, ero appunto veramente tanto curiosa di vedere in che modo farebbero mai preparare un piatto di pasta alla genovese in questo gioco. Quindi non perdiamo tempo, andiamo a incominciare. Io direi che sono abbastanza nella cacca, ragazzi, perché non mi ricordo minimamente i comandi. Qua di nuovo ci fanno scegliere quali aiuti vogliamo avere. Io direi, ragazzi, che non ne sceglierò nessuno. Andiamo così, proprio fast, mo ci vuole oggi, senza troppi problemi. Allora, vediamo un pochettino, ragazzi. Io non mi farò prendere dall'ansia, perché a me sinceramente del risultato non mi interessa, nel senso del voto riguardo il tempo. Quindi, allora, vediamo un pochettino che cosa ci fanno prendere quest'oggi. Cipolla, carota, prezzemolo, penne, ovviamente la pasta, giustamente, dobbiamo preparare un piatto di pasta. Beef chuck, beef so che è manzo, ragazzi, ma non ho la minima idea di cosa significa chuck, quindi ce la facciamo andare bene per forza. Quindi non si sta parlando di pasta al pesto, attenzione. Io non so se c'è qualche genovese che sta guardando questo video, mi fa sapere se magari riconosce in questa ricetta un piatto tipico di Genova, perché a me sinceramente non mi dice niente. Quindi allora, prima cosa da fare, ragazzi, dobbiamo preparare la pasta. Quindi ci fanno preparare prima la pasta, cioè da che mondo è mondo di regola si prepara prima la salsa e il condimento, da che mondo è mondo, per noi italiani. Poi non so nel resto del mondo, ma mi sa che nel resto del mondo fanno un pochettino male. E tra l'altro, ragazzi, è la preparazione che neanche tanto mi convince, perché dice di mettere in una pentola un litro d'acqua, sale, penne e poi di far bollire per 60 secondi. Io ho capito che non ci abbiamo, di regola qua uno non ci avrebbe il tempo materiale per aspettare che si cuocia la pasta a 10 minuti. Però che tra l'altro me la fai mettere direttamente già dentro l'acqua prima che bolla. Ma anche, cioè, raga, per me sto video si potrebbe chiudere qua. Potremmo chiudere qua la questione, cioè non esiste, non esiste. Cioè, per un italiano questa è eresia, eresia. Però, visto che siamo qua per divertirci e per provare a cucinare qualcosa senza fare disastri, direi di fare quello che ci dice la ricetta. Quindi, ecco qua. Allora, qua abbiamo la pentola. Ora, quindi ci serve un litro d'acqua, che mo devo sinceramente capire da dove prenderla, perché allora qua c'è il rubinetto, va benissimo, quindi 1000 millilitri, d'accordo, ok, ci siamo, ci sono. Aspettate, perché mo comincia ad essere complicato. Allora apriamo, oddio, con calma, con calma. 140, ok, devo arrivare a 1000. Fin qua ce posso arrivare, ce la posso fare. Qua con l'ansietta, regà, perché... Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Abbiamo preso la nostra pentola, fantastico. Poggiamola con calma qua. Dobbiamo prendere il sale e mettere nell'acqua 5 grammi di sale, per essere proprio specifici. Quindi questo qua è il sale. Adesso 5 grammi di sale. Ecco fatto, perfetto. Fin qua tutto a posto, ragazzi, tutto meraviglioso. Adesso ci servono le penne, 150 grammi di penne.
Dov'è la pasta? Non mi dica che l'avete messa in frigo, ve prego. Sarà dentro uno scaffale? Dove ca... Ah, Dio, ma tu guarda un po', stava giusto qua sotto. E chi se ne era accorto? Ok. Allora, penne. Perfetto. Come le peso? Dove le peso? Che faccio? Ah, le butto direttamente lì. Così. Come se fosse una cosa a caso. Aspetta, Che devo... Ah! Oh, piano, 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 piano. Madonna santa, pare che sta a cagare. Ma che è? Cioè, oh, già sta ricetta mi sta a fare un po' schifo. Con calma, perché stavamo già a 110. Noi vogliamo essere precisi. Ok, ci dovremmo essere. Ho sforato un po'. Mi ha messo agitazione sta cosa. A parte che c'è, cos'è sta roba? Questo spettacolo raccapricciante, cos'è? Allora, quindi 60 secondi, ragazzi. Va bene, la faremo bollire sul fornello. Accendiamo. Ah, non è il fornello giusto, perfetto. È questo qua. D'accordo, aspetteremo 60 secondi di regola. Quindi quando finisce la barretta dovremmo esserci, dovrebbe essere pronto. Ci siamo? Dovrebbe aver fatto, mi auguro. La barra si è riempita. Io come una stupida stavolta non ho tenuto il conto, ragazzi, del tempo che passava. Me so affidata soltanto alla barra. Quindi dovrebbe essere pronta. Anche se l'acqua non ha manco bollito. Se mo proprio la vogliamo di tutta. O devo seriamente aspettare che bolla? Non sto capendo sinceramente, ragazzi. Fatemi vedere che succede, scusate. Boh. In quale mondo... aspetta, sta diventando rosso. Non credo che sia un buon segnale. Quindi allora, dopo aver fatto questa cosa assolutamente raccapricciante, dice trasferisci in una casseruola. Va bene, cosa si intende per casseruola, sinceramente? Sarà una specie di ciotola, suppongo, no? Proviamo ad aprire un po' tutti gli stipi. Ci sarà una qualche casseruola o sicuramente era tipo a portata di mano, non me ne sono accorta, molto probabile. Bidone, usiamo il bidone, no. Eccola qua, ragazzi. Semplice, stava in mezzo ai piatti, va bene. Ma adesso, no, a parte tutto, la pasta come la prendo? Cioè, come la tiro fuori da lì? Adesso sorge un altro problema, ragazzi, perché la pasta di regola si scola. Ma io qua non vedo scola pasta. Cosa uso? Che faccio? Uso questo. Provo ad usare questo. Non lo so, ragazzi. Oh! Guarda! Aspetta, Con calma. Ok, oh, perfetto. Oh, wow! Se devo fare così per ogni pena, ci posso mettere la vita. Ah, che cosa meravigliosa, ragazzi. Io vorrei sapere in quale vita, in quale stato che si vuole venire tale, una persona deve acchiappare la pasta così. O magari, cioè, me sto inventando io tutto. Probabilmente, ragazzi, ci sarebbe stato un metodo un pochettino più semplice, sicuramente, ragazzi, non lo metto in dubbio. Ma porca paletta. E porca paletta, 2. Ma io non ce la posso fare, ragazzi. Ma mo scusa, cioè, se qualcuno se lo stesse chiedendo, lo sto facendo davvero. Sì, sto prendendo la pasta con una paletta per prendere non si sa che cosa. Allora proviamo a fare una roba, scusate. Oddio. No, non mi devi buttare la pentola, scusa. E niente, me la mette lì. Io speravo di poter girare. Niente, cioè, non posso manco provare a buttare un po' d'acqua. Manco questo. Ma che cazzo. Cioè, veramente mi state costringendo a fare questa cosa. Ma sul serio, con una spatola sto raccogliendo tra l'altro una penna per volta. Manca di... Ma porca miseria. Ne prendi almeno 3-4 insieme. No. Dai. Niente, abbiate un po' di pazienza, ragazzi, perché mi sa che ci metterò un po',
Questo è per mettere davvero a dura prova la pazienza di uno chef. Ma siccome io sono il migliore chef del mondo, farò questo e altro per cucinare il mio meraviglioso piatto di pasta. Fest pasta alla genovese. Due penne mi sono rimaste, ragazzi. Cioè, poi non mi venite a dire che non ho fatto un qualcosa di eroico. Perché provate voi a fare una cosa del genere, ragazzi. Vi pago una cena. Prendere una penna per uno. Cioè, capite? Non è una cosa. Allora, perfetto, ce l'ho fatta. Questo piatto, ragazzi, come potete giustamente notare, ha un aspetto già speciale di per sé. Quindi lo poggiamo un attimino qui. E adesso andiamo a vedere cos'altro dobbiamo fare. Ci ho messo un quarto d'ora soltanto a cucinare la pasta. E non perché ho dovuto aspettare che si cuocesse. Per fare la salsa. Vediamo. Quindi taglia la roba di manzo, quindi che pesa 160 grammi, in 4 pezzi, mi sembra di capire. Da 40 grammi l'uno. E quindi fin qui ci siamo. Per cui prendiamo la cosa qua de... Questo pesa un chilo. Cioè, no, fammi capire. Io non solo devo tagliare un pezzo da 160 grammi, ma poi ne devo fare pure 4 da 40 grammi. E meno male che sta ricetta era facile. Io non ho parole, ragazzi. Veramente non ho parole per descrivere tutto ciò. Ebbene, ci proviamo. Sono anche storto. Cioè, vorrei tagliarlo in orizzontale invece che in verticale. Mi cade la carne, aspetta, volevo provare a ruotare il tagliere ma senza fare macelli. Niente, ragazzi, a me devono far fare le cose di merda, va bene. Io vorrei provare a fare le cose bene, ma non me lo permettono. Dio santo, 160 grammi, quanti cacchio saranno? 200, no... ma poi come faccio a fare 4 pezzi? Cioè, ma mi viene una cosa minuscola. No, raga, dai, una presa in giro. Questo ovviamente lo rimettiamo in frigo, guarda, toh. Ah, non lo posso manco rimettere, è vero, me lo fanno buttare sti animali. Va bene, lo poggerò qua, guarda, perché veramente mi piange il cuore. Allora, rimettiamo al centro. Questo già pesa troppo, ragazzi, quindi comunque gli devo togliere un pezzo. Ah, il coltello almeno lo posso girare. Zitti, zitti, ho trovato il modo. Mi è pure scappato. Ok, allora, quanto pesa? Ancora troppo. Che presa per il culo, ragazzi, ma dai. Quanto pesa? Oh, ci siamo quasi. 163, io direi che quei 3 grammi li lasciamo lì, va bene? E adesso, 4 pezzetti da 40 grammi. Adesso ci sarà da divertirsi, ragazzi, veramente, sì, sì. Davvero ci divertiremo un mondo. Un mondo, 45, già è troppo. Vabbè, non fa niente, è andata così, è andata così, evidentemente. Ok. E ok, dai, deve essere andata bene per forza. Più o meno, è uscito uno un po' più piccolino. Vabbè, raga, dai, sti cazzi. Chi è che si mette a pesare i pezzetti de manzo? Quindi, allora, dopo aver fatto quest'altra cosa assurda, carota, quindi una carota da 70 grammi in pezzi da 14 grammi. Io voglio cercare di restare calma, perché chi è che cavolo si mette a pesare una carota? Cioè, tra l'altro, il manzo dove lo metto? Allora, qua dice dopo aver tagliato tutto, che bisognerà praticamente mettere, ragazzi, in una padella. Quindi, intanto, allora, vado aggiungendo, raga, mano a mano, perché se no non c'è spazio per tagliare le cose. Quindi aggiungere alla padella 20 ml di olio di oliva e la roba di manzo. Quindi 20 ml, va benissimo. Allora, la padella l'ho già presa. Quindi 20 ml, non facciamo cazzate. Ecco qua, ci siamo. Più o meno, come al solito, esagerato un pochettino. Quindi allora, l'olio manco si vede, ma fa niente. Quindi prendiamo, no, il tagliere no. Prendiamo i pezzetti, guarda. Ecco, li mettiamo qua, perché poi dice che bisogna intanto farlo rosolare. Quindi intanto che mettiamo qua il manzo. Magari se non fosse accatastato sarebbe meglio, ma so dettagli. Prendiamo la nostra carota da 70 grammi, che dice in pezzi. In pezzi da 14 grammi. Ok, allora, 70, 14 dovrebbero essere tipo 5 pezzi. Una roba del genere. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Dai, ce dovremmo essere. Non mi dite, 14, 6 grammi, 8, 9 e 38. È andato tutto a puttane, ragazzi. Non c'è stato niente da fare. Guarda, io glielo tolgo un pezzo, perché qua poi sforiamo troppo. Quindi allora, da 14 grammi, diciamo che più o meno ci siamo.
Poi bisognerebbe tagliare la radice di prezzemolo. Mamma santa, raga, ma come faccio? Allora prenderò una ciotolina, guarda, un piattino, quello che cavolo è, perché così non si può lavorare. È veramente uno schifo. Uno chef che si rispetti non lavora così. Quindi raccogliamo sta roba, piazziamo, che cavolo, piazziamo la carota nel piattino. Quindi radice di prezzemolo da 80 grammi in pezzi da 16. Sono sempre, ragazzi, 5 pezzi di regola, più o meno. Sta cosa manco se può vedere, mamma quanto è brutta, oddio santissimo. Sempre 5 pezzi più o meno da 16, quindi allora 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre alla cazzo dei cane, ma veramente non ne voglio sapere. Oggi voglio fare le cose belle precise, ragazzi. Quindi metterò ogni ingrediente nel suo bel piattino. Tanto ci sarà qualcuno che lo laverà dopo. Ecco fatto, sicuramente io, perché non c'è sta un cazzo di nessuno qua che me lava i piatti. Ora, vediamo un pochettino. Bisogna tagliare la cipolla in pezzi sempre. Ma perché i pezzi pure devono essere pesati? Non capisco. 120 grammi di cipolla, ecco qua. È già pelata, che meraviglia. Pezzi da 15 dovrebbero essere più o meno 8 pezzi, credo. Una roba simile, quindi... Ok, prima a metà, poi a metà vuota, e poi a metà vuota, e poi un'altra metà, quindi siamo a 4, vuota, e vuota tra saga, e saga. Ovviamente non saranno mai precisi, ragazzi, figuratevi, pesi di qualsiasi roba. Quindi abbiamo tagliato tutto, signore e signori. Adesso abbiamo messo già il manzo nella padella con l'olio d'oliva, quindi bisogna farlo sfriggere. O meglio, friggere ovviamente, per 70 secondi. Che bello. Poi bisognerà aggiungere carota e roba di prezzemolo. Mamma mia. E friggere per altri 40 secondi. Quindi poi bisognerà aggiungere anche, sarà il brodo di pollo suppongo, e anche il pepe nero. Quindi il brodo era qua, già l'avevo visto. Lo poggiamo qua, ce l'abbiamo già a disposizione. Prendiamo il pepe, eccolo qua. Pla 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 pla. Ce lo poggiamo qua. E niente, dovrò tenere, ragazzi, il tempo. Quindi allora facciamo una cosetta. Verserò la carota. Oddio, sto per fare un macello, già lo so. La carota insieme alla roba qua di prezzemolo, perché tanto bisognerà metterle insieme. Quindi adesso che abbiamo messo il manzo, mettiamoci ai fornelli, ragazzi. Fatto che devo tenere a mente i tempi. Ci faccio una foto, ragazzi, perché sennò veramente non posso star a tornare pure alla TV e tenere sott'occhio il tempo. Benissimo, accendiamo i fuochi, ragazzi. Quindi per 70 secondi. Sì, chi lo mette questo, va? Me lo tengo 70 secondi. Vabbè, comunque la carne... Esatto, c'ha il suo tempo lì nella barra, quindi è impossibile sbagliarsi. Lasceremo che si bruci, perché si sta cuocendo solo da un lato, ovviamente. C'è un casino della Madonna. Ma posso fare tipo finta di girarlo, una roba del genere? Posso fare una magia incredibile? Sì, di regola posso, ma non cambia tipo assolutamente niente. La carne è praticamente uguale a prima, ma fa niente. Anche se appunto si cuoce tutta insieme, poco importa. Fatemi mettere intanto, ragazzi, la cipolla nel piatto, perché sennò poi non ce la posso buttare. Comunque sto piatto è una merda, io ve lo dico, fa schifo. Ma che cazzo di ricetta è? Intanto tra un po' mi si brucia la carne, se non poggi sto maledetto tagliere di qua. E dai. E dai! Ok, prendiamo la carota, il prezzemolo e quello che cavolo è. Ok, sembrerebbe che la carne abbia assunto un colorino un pochettino diverso, eh. Ci siamo quasi con la cottura, quindi poi bisognerà buttare questi toccoli di carota e di non so che altra radice sia. Quindi buttiamoci immediatamente questa roba, ragazzi. Oh! Non da quel lato, che fai? Ok, di qua. Ah! Ma che cazzo fa? Ok, così, guarda. A posto. Non facciamo cagate. È piano. È piano. Ok, oh. Perfetto. Ah, c'è un profumino qua dentro. Guarda che... La fine del monodo. Si sta bruciando tutto, ma... Dettagli. Allora, io credo che il manzo si stia bruciando. Però qua poi dice aggiungi alla padella e poi bisognerà aggiungerci anche la cipolla. Oh, così dice la ricetta, eh. Io non mi assumo responsabilità di niente, perché così dice la ricetta, quindi non si inventiamo niente. Dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci siamo. Zaga, ci butto la cipolla, ci butto la cipolla.
Ecco qua. Ah, una bella sventagliata di cipolla, così a toccoli come sempre. Ah, guardate che aspetto, ragazzi, che c'è questa padella, è veramente stupendo. Poi bisogna metterci 100 ml di brodo e 5 g di pepe. Quindi ci siamo quasi, eh. Adesso ci mettiamo il brodo, 100 ml, dov'è? Eccolo qua. Ce lo aggiungiamo tipo subito. Quindi 100 ml, via. Ecco fatto, fantastico, ci siamo? Perfetto, e 5 grammi di pepe, ragazzi, state a segnare tutto, vero? Perché, cioè, queste sono ricette che uno non si può perdere, capite? Oh, guardate che bello, guardate che meraviglia! Io penso che la carne si brucerà prima che sia tutto pronto, però... dettagli pure questi, cioè queste sono le indicazioni della televisione, meglio dire così non potevo fare. Dovremmo esserci, ragazzi. Sembrerebbe essere tutto pronto, se non per il piccolo dettaglio che la roba si sia quasi bruciata. Però viene bella brustolidina, bella croccantina. Quindi allora, adesso che abbiamo fatto questa mistura raccapricciante, dice di mettere in una casseruola, ragazzi, mistura, carota, serve hot. Ma insieme alla pasta? Ah, cioè, suppongo proprio di sì, perché, cioè, se no che stiamo a fa'? Quindi adesso prendiamo la pasta, che è rimasta qua, intanto è diventata un pezzo di ghiaccio, probabilmente. Quindi metti in una casseruola, guarda qua che spettacolo, raga. Tra l'altro c'è sta pure il brodo, bella brodosa, quei toccoli di carota e cipolla che vengono a galla, ma che meraviglia. Adesso versiamo il tutto. State pronti? Paurissima. Ecco, già ho fatto danno, vedete? Ma è ovvio, perché cadrà tutto fuori. Come faccio? Aspetta, aspetta. Oh, aspetta, non fa plof. Capitano, non ha fatto pluff. Cioè, c'è il brudino. Dovrebbe fare ploffede, no? È caduta tutta la carne. Per fortuna non è caduta per terra, dai. Quello è importante. Quindi intanto, allora, facciamo così. Siccome ne siamo precisi, ovviamente, abbiamo grammato tutto. Raccogliamo e piazziamo nel piatto, scusate, eh. Se no che cavolo ho cucinato a fare io questa delizia. Ecco qua, oh, l'ultimo pezzo di carota abbrustolito, o meglio carbonizzato. Ecco qua, mamma mia, ragazzi, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Servi caldo, ma sicuramente caldo, è tutto pronto, signore e signori. Fate una foto a questo piatto. Guardatelo lì, che meraviglia. Io adesso sono proprio curiosa di vedere quanto mi daranno per questa merda. Siamo pronti, ragazzi? Siamo pronti. Guarda, vai. La mia meraviglia culinaria. Ma mi hanno dato solo 3 stelle. Ma come? Cos'è successo? Che è successo qua? Penne, pepe, olio, brodo. Che c'è che ci hanno messo quelle, la cosa, il divieto? Che c'è? La cipolla è una merda. Adesso la cipolla solo è una merda. Su, via, dai. Io so che questo piatto, ragazzi, è da 5 stelle. È andato tutto meravigliosamente, come al solito, ragazzi. E mi raccomando, prendete spunto per cucinare il vostro pranzo di domani. E quindi, signori e signori, questo video su Cooking Simulator termina qui. Come sempre, se avete dei consigli da darmi, ragazzi, per i video randomici del sabato, aspetto i vostri pareri, i vostri consigli qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Gopdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!